Fantasanremo 2023, chi ha vinto? Classifica con i punteggi aggiornati dell'ultima serata. Chi ha vinto il Fantasanremo? Dopo il festival, quello vero, vinto quest'anno da Marco Mengoni, c'è attesa per sapere chi ha trionfato nella competizione parallela. Ovvero il Fantasanremo, il gioco nato ispirandosi al più conosciuto fantacalcio, che anche quest'anno ha coinvolto migliaia di persone. Protagonisti del gioco virtuale sono stati sempre i 28 artisti in gara, ma con punteggi attribuiti dai fattori più disparati e soltanto in minima parte legati al festival in sé. Vediamo dunque, alla luce della finalissima di ieri a seguito dell'attribuzione dei punteggi dell'ultima serata, chi ha vinto questa edizione. La classifica provvisoria vede in testa, paradossalmente visto che si è classificato ultimo nella gara vera e propria, Setu con 365 punti. Secondi i cugini di campagna 343, terzo il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni con 340. Quarto Rosa Chemical, e ieri ne ha combinate delle belle, quinto LDA. Attenzione però, i punteggi della serata finale al momento non sono stati caricati. I bonus e malus della finale potrebbero pertanto ribaltare il risultato. Non appena disponibili pubblicheremo la classifica finale aggiornata. In aggiornamento, ricarica la pagina. In realtà con il gioco di per sé non si vince nulla. La cosa particolare del Fantasanremo è però quella di permettere a gruppi di amici di sfidarsi tra loro creando delle leghe private. Contemporaneamente si deve iscrivere la propria squadra, formata da 5 artisti compreso il capitano, acquistabili con la moneta virtuale dei Baudi. Nel campionato generale nazionale. Un modo alternativo per godersi ancora di più il Festival di Sanremo, e a giudicare dalle iscrizioni ricevute quest'anno gli organizzatori hanno di nuovo colto nel segno.